Ciao ragazzi, sono Folish, benvenuti in un nuovo episodio dei migliori giochi per Android. E questo è l'episodio, non me lo ricordo, però non fa niente, andiamo avanti con l'episodio. Yeah! Vi ricordo che potete andare su www.giochiandroid.com e trovare il mio sito web, dove troverete settimanalmente nuovi giochi che recensisco, però non facendo video ma scrivendo. Yeah! Scusate per il primo gioco che lo vedete in modo molto piccolo, ma ho avuto problemi con la registrazione, ma è solo per il primo gioco, non vi preoccupate, gli altri si vedono bene. Yeah! Andiamo col primo gioco, che si chiama Bungle. Questo gioco è davvero carino, ma dovrebbe essere nella classifica giochi rompicoglioni. Cosa dobbiamo fare? In poche parole, dobbiamo premere, tappare sullo schermo, nel momento in cui il personaggino cammina su una delle barre verdi che visualizziamo sullo schermo. E ovviamente perdiamo quando sbagliamo a tappare. Tipo adesso. L'ha mozzicato sulle chiappe. Ah, farà un po' male, poveretto. Yeah. Il secondo gioco è Put the Cap. Metti il cappuccio, metti il cappello, metti il tappo. Però non è inteso come il profilattico, non quello, il tappo proprio. Ok, se premiamo a destra mettiamo il tappo verde, se premiamo a sinistra mettiamo il tappo rosso. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato, error, come vedete non ho messo il tappo. Lo scopo del gioco è mettere i tappi senza sbagliare, senza perdere bottiglio, senza sbagliare a mettere il tappo. Questo è lo scopo del gioco, niente di più, niente di meno. Una stronzata tira... Ma perché? Perché? Cioè, parlo con voi e mi distraggo, aspettate, ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, devo arrivare almeno a 5 e sono soddisfatto della mia vita. Vai. Vai, sono arrivato a 5, sono soddisfatto della mia vita. Il video è finito, ciao ciao, aiuto. Yeah. Andiamo con il terzo gioco, che è Shaolin, che penso si dovrebbe vedere una merda, perché l'applicazione che ho per registrare non registra bene quando i giochi sono in landscape, cioè in orizzontale. Spero si veda bene, non una merda. Comunque, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... Oh no no, salta. Ah, non sono saltato in tempo. Dobbiamo rimanere il nostro Shaolin perfettamente in equilibrio senza farlo perdere. Come cacchio si saltava? Non me lo ricordo più. E poi saltare evitando gli ostacoli, evitando sto cazzone che mi ficca la spada sulle cosce, così bello e buono. No, non ce la faccio a saltarlo, sono negato. Però lo scopo del gioco è finire i livelli cercando di non far cadere il nostro Shaolin. Yeah. Il quarto gioco è Catch. E no, non sto parlando di Gonna Catch 'Em, Catch 'Em. Non dobbiamo catturarli tutti questa volta. Cioè, in realtà sì, dobbiamo catturarli tutti, però in un altro modo. Allora, cosa dobbiamo fare? Come vedete anche dall'illustrazione, abbiamo un bersaglio e degli altri puntini da evitare. Noi dobbiamo premere sullo schermo per allungare il nostro, diciamo, gancio e abbordare il... No, ok, ce l'ho fatta. E avevo sbagliato. E abbordare il gancio nero senza prendere i rossi. Tipo, adesso... Oh, no, di nuovo. No, ho perso. In questo caso ho perso perché non posso più né tirarlo né... Ah, no, no, potevo tirarlo. Ok, scusate. Ed ecco che possiamo vedere la faccia di un fulisciano disperato che cerca di chiedere aiuto ma non ci riesce. Che recensisce i giochi ma non si ricorda nemmeno cosa si fa nel gioco. Un applauso. E ecco il suo ultimo grido di speranza fulisciano. Yeah. Il quinto ed ultimo gioco è Commute. Mi sembra. Ce la può fare. Ce la puoi fare. Crediamo. Non cincischi. Crediamo. Ok, sì. È Commute. Heavy Traffic. Un gioco, dato che ho messo tutti i giochi che non riguardavano la corsa, che non riguardavano le macchine, ho detto perché non mettiamo anche un gioco di macchine? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tappare sullo schermo così che la macchina cammini e lasciare qualche secondo prima per non andare a sbattere contro l'altro veicolo. Io ce l'ho andato a sbattere. Davvero carina l'idea, non ho mai visto un gioco del genere, almeno io personalmente, e mi è piaciuto veramente. Per cui, per passare il tempo, questo è ottimo. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, voglio, se volete vedere altri giochi, potete visitare il sito www.giochiandroid.com, che trovate anche in descrizione in questo video, e lì potete trovare tantissimi altri giochi dove ho fatto le recensioni e dirvi se vi piacciono, se non vi piacciono, me ne potete consigliare alcuni. E vi ricordo che appena vi loggate, appena vi connettete al sito, vi uscirà una notifica e vi dirà: ehi, vuoi ricevere notifiche dai migliori giochi per Android? Se voi accetterete, vi arriveranno notifiche settimanalmente sui giochi che io vi consiglierò sul vostro cellulare o sul vostro computer. E niente, questo è, ci vediamo al prossimo video. Ciao aiuto! Yeah, yeah, yeah.